La contraffazione di oggetti di moda ha raggiunto cifre vertiginose. Ancora oggi, troppo spesso, vengono acquistati dai consumatori occhiali contraffatti e di pessima qualità, sottovalutandone gli elevati rischi per la salute degli occhi. Sin dal 1994 Mido ha intuito la necessità di una regolamentazione che tutelasse gli espositori da contraffazioni durante tutti i giorni della mostra, valorizzando la cultura della legalità, la sola capace di rinnovare sviluppo economico, occupazione e crescita del PIL. Ecco perché Mido offre ai propri espositori un servizio anticontraffazione in fiera. Il servizio anticontraffazione in fiera esiste da 15 anni. In che cosa consiste? Ma il servizio anticontraffazione è un servizio offerto ormai da 17 anni da Mido gratuitamente a tutti gli espositori e permette di ottenere, di raccogliere la prova dell'avvenuta violazione in fiera in modo da consentire agli espositori di intraprendere eventualmente una volta a fiera terminata le azioni che ritengono contro i presunti contraffattori. Quest'anno quante segnalazioni ha avuto e di che tipo? Ma quest'anno, anche quest'anno, le segnalazioni sono state molto numerose, quasi una ventina. Principalmente hanno riguardato violazioni che avevano a che fare con modelli, la maggior parte comunitari, seguite naturalmente dalle solite violazioni di marchi e infine dalla violazione di qualche brevetto. Buongiorno, qui a Mido TV. Oggi ci troviamo con Daniela Mainini, Presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione. Buongiorno. Più di un anno ormai come Presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione. Ci racconta il lavoro svolto, le priorità individuate? Beh, il legislatore da questo organismo interministeriale previsto dal codice di proprietà industriale desiderava avere indirizzo, impulso e coordinamento nella lotta alla contraffazione. Quindi questo organismo è composto da 11 ministeri, oltre l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Quindi cosa fare? Il primo anno è sicuramente il lavoro svolto, è consistito nell'ascolto di tutto il sistema Italia e quindi di tutto ciò che è pubblico, ma soprattutto di tutte le associazioni private, che lottano contro la contraffazione, un fenomeno che riguarda tutti i settori. Quindi è evidente che da questa grandissima competenza occorreva estrapolare le competenze poi specifiche, perché un conto è parlare di contraffazione nel mondo del lusso, un conto è parlare per esempio nell'agroalimentare, quindi due mondi completamente diversi. Ci troviamo qui nella contraffazione, nel salone oggi del Mido, e quindi a parlare di contraffazione del mondo del lusso e degli occhiali, che è uno degli accessori contraffatti e contraffattibili non solo per quanto riguarda marchi, modelli, brevetti, design, via dicendo, per cui per definizione un accessorio estremamente colpito. Il lavoro del Consiglio Nazionale Anticontraffazione quindi è sfociato nell'individuazione delle priorità, e cioè quali sono le urgenze del sistema Italia. Certamente vi è un problema di urgenza che si è rivelato in tutte le commissioni, segnatamente anche quella che riguarda l'accessorio moda, la priorità che riguarda la comunicazione, e cioè la sensibilizzazione del consumatore di prodotti contraffatti, accanto al problema gravissimo di internet e accanto al problema della formazione di coloro che devono intervenire a tutela del settore specifico. Quindi nelle priorità individuate, che sono moltissime, stiamo ora individuando quelle che sono, per così dire, le priorità delle priorità, e quindi identificare quelle che possono essere le necessità del sistema Italia nei confronti della lotta alla contraffazione. In questo caso un problema importante di informare il consumatore che si avvicina all'acquisto del prodotto contraffatto accessorio moda con una ben consapevole di acquistare molto spesso una contraffazione e con un'assoluta insensibilità al fenomeno di quello che poi va a alimentare la contraffazione, e cioè il problema delle organizzazioni criminali che vengono quindi alimentate dalla contraffazione, esattamente come per la droga. È la stessa problematica, la stessa difficoltà. Quindi il lavoro è stato di grande ascolto. Oggi dobbiamo passare dall'ascolto e dall'individuazione delle priorità all'azione. Proprio riguardo quindi in questo caso agli occhiali, noi sappiamo che le persone acquistano occhiali contraffatti per una semplice questione di prezzo principalmente. Quello che forse non tutti sanno è che i prodotti contraffatti non rispettano una serie di norme e di certificazioni indispensabili a questo punto per garantire la salute dei nostri occhi piuttosto che della nostra pelle. Quali azioni di comunicazione, secondo lei, si possono intraprendere per
per offrire una corretta informazione su questo argomento e quali soggetti si devono impegnare in prima persona per farlo? Innanzitutto la sua domanda la trovo estremamente interessante perché identifica all'interno dell'accessorio moda la differenziazione tra l'occhiale e l'accessorio moda tout court, cioè è evidente che un conto è avere una borsa di scarsissima qualità nella quale io porto portafoglio e via dicendo, un conto è l'occhiale che do con una assoluta leggerezza, le mamme nelle spiagge italiane prendono questi occhiali e li mettono per esempio addosso ai loro bambini oltre che a loro dandone evidentemente cattivo esempio, quindi già vede che nell'accessorio moda vi è la sottocategoria differente, quindi il problema dell'occhialeria è un problema che è borderline, al limite in cui rientra spessissimo il problema sicurezza e quindi anche in questo vi è una particolare differenziazione. Il problema di una sana comunicazione è un problema che va affrontato anche localmente, non è un caso che oggi nel secondo anno del Consiglio nazionale una delle priorità è il radicamento sul territorio, cioè deve nascere una consapevolezza all'interno dei singoli territori di tutte le regioni che la contraffazione è assolutamente un crimine e quindi è evidente che anche il consumatore una volta che viene informato deve essere poi necessariamente colpito da qualcosa che in qualche modo chiamasi portafoglio, perché è evidente che se noi togliamo dal consumatore il divertimento, quello che è stato identificato come divertimento, come accessorio del prezzo, come aiuto al vucumprà, che in realtà però più che un aiuto occorrerebbe una consapevolezza da parte degli stessi comuni e degli stessi capoluoghi di provincia radicati nelle singole territori, nelle singole regioni, al fine di affrontare in modo univoco. Ecco, il Consiglio nazionale si offre come piattaforma univoca di un luogo dove poter uniformare questi suoni nei confronti della lotta alla contraffazione che sono suoni troppo diversificati. Occorre cioè un indirizzo comune e il Consiglio nazionale è sicuramente una piattaforma nel quale svolgere questo tipo di attività. Su questo stesso rivolgeremo il lavoro attuale, la delega nuova che mi è stata riconferita qualche giorno fa dal nuovo ministro onorevole Passera, evidentemente è uno sprone, è un incitamento ed è un orgoglio particolare al fine di definire quelle che possono essere le priorità, facendo in modo che priorità sulla carta diventino sostanzialmente priorità d'azione. Molto bene, io la ringrazio tanto per la sua disponibilità, le auguro un buon proseguimento allora. Grazie a voi e complimenti al Mido che da 15 anni offre un servizio anticontraffazione.